Padre Paolo è sano e salvo. Ieri ero con lui 5 minuti fa. Ha fatto sapere tramite Twitter Jihad Bantah, un ricercatore che vive in Siria. Questo alla mezzanotte scorsa. Dopo un'ora un altro messaggio. Lo dimostrerò dicendo che Padre Paolo domani chiarirà ogni cosa sul suo Facebook. Non posso dire di più. Dunque domani, mercoledì 31 luglio, il gesuita Padre Paolo Dall'Oglio dovrebbe scrivere perché da 2 giorni si sono perse le sue tracce a Raqqa, nel nord della Siria. Padre Dall'Oglio, 59 anni, è stato espulso dalla Siria il 12 giugno 2012 da Bashar al-Assad perché ha denunciato i massacri perpetrati dal regime di Damasco prima e dopo la guerra iniziata nel marzo 2011. Un esilio amaro per padre Paolo, arrivato agli inizi degli anni 80 in Siria, dove ha rifondato il monastero cattolico siriaco Deir Marmusa e dove per musulmani e ortodossi è diventato il riferimento del dialogo. Ma nonostante l'espulsione, cosa ci faceva padre Paolo a Raqqa in Siria? Si parla di sequestro ad opera di un gruppo legato ad Al-Qaeda, però la Santa Sede non conferma. Chi lo conosce sussurra che potrebbe trovarsi in quella città per trattare la liberazione di ostaggi. Raqqa è una città caduta nel marzo scorso nelle mani di 2 gruppi qaedisti che adesso sono respinti dalla popolazione perché non accetta la Sharia. Questa seconda rivoluzione in atto a Raqqa è lo specchio della confusione e dei continui ribaltamenti in Siria, dove sono in campo più fazioni tra esercito, miliziani filogovernativi, gruppi armati di opposizione e più formazioni di Al-Qaeda. Ognuno combatte la propria guerra o per conto di agenti esterni. Devastanti gli effetti. Dal marzo 2011, 63.200 morti, 3 milioni le persone in fuga. Eppure, per Abuna Paolo, da noi intervistato nell'ottobre scorso, la Siria può tornare ad essere la sorgente dell'armonia interreligiosa e interculturale.